Hello there! Oggi nuovo speed build. L'ultimo speed build vi è piaciuto tantissimo, quello del bar, e sono felicissima perché io adoro costruire case, lotti, ristoranti, bar, qualsiasi cosa. E oggi faremo un ristorante sulla spiaggia e alla fine lo chiamerò proprio così, ristorante sulla spiaggia, come il bar che si chiama bar sulla spiaggia. Non sono molto fantasiosa con i nomi, però ho deciso di partire comunque, come ho fatto per il bar, dal lotto iniziale esistente già da The Sims, cioè creato da The Sims. Quindi, come vedete, non sono partita da zero, ma già la casa c'era. E questa in realtà era una casa, cioè proprio dove vivere, un lotto residenziale. E io ho tolto tutti i mobili e adesso sto cambiando anche la disposizione, vedete, delle stanze. Però di partenza la casa appunto è stata creata da The Sims, quella che c'era già presente nell'isola di Sulani, e io appunto ho deciso di creare qui davanti questi due livelli diversi dove verranno messi i tavoli per mangiare, e invece la parte al coperto è quella dell'entrata, dell'ingresso, dei bagni e della cucina dove appunto si cucinerà. Adesso, come vedete, sto sistemando il tetto e anche i colori del ristorante, perché mi piace molto utilizzare dei colori un po' diversi dal solito, nel senso non i soliti colori neutri. Con questa espansione dell'isola mi sto appassionando a fare le cose molto colorate, però questa cosa mi piace. E anche qui davanti ho aggiunto questo livello rialzato con la scala appunto per l'ingresso. Stavo scegliendo il colore, non sapevo quale tipologia di legno andasse meglio per le scale, e alla fine scelgo queste scale qua, e quindi questo sarà l'ingresso dalla parte appunto della spiaggia. E ho aggiunto questi archi, e anche qui non sapevo che colore scegliere, alla fine poi vedrete il colore finale, non sarà questo rosso, ma la decorazione sarà sul nero. E per il pavimento non ho avuto molta fantasia, perché in realtà ho messo questo legno scuro ovunque, tranne in cucina. Dopo vedrete che nella cucina metto delle piastrelle perché di solito in cucina appunto i pavimenti non sono in legno. E ho tolto anche le colonne perché non sapevo decidermi sul colore. Infatti adesso pian piano vedrete che tutto avrà più senso. Adesso metto la recinzione perché, ecco, vedete, adesso ho scelto l'arco con le decorazioni nere. Invece l'arancione lo lascio, mi sembra, perché... No, non è vero, vedete, non mi ricordo, e l'ho fatto tipo ieri, mentre sto registrando questo audio. L'ho fatto il giorno prima, questo speed build. Praticamente qui davanti ho scelto il colore azzurro per la recinzione, ma all'entrata invece lo metterò arancione, ecco qua. Adesso mi sposto all'interno e qui metto la cucina, e purtroppo non era centrata nella parete, questa cosa mi dava troppo fastidio, quindi adesso, ecco, sto ampliando la zona dell'ingresso per rendere così la cucina centrata nella parete. Purtroppo io ho queste mie fisse e quindi dovete sopportarmi così. E adesso scelgo anche le finestre, e devo dire che magari sarò un po' ripetitiva, però per i lotti dell'isola di Sulani mi piace l'idea di usare comunque le stesse finestre, un po' i colori simili, i tetti simili, perché comunque si tratta sempre della stessa isola e della stessa città. Non so se siete d'accordo con me. In ogni caso, questa è la porta che invece porterà al bagno, e di qui finalmente la cucina è centrata, e quella porta lì di fianco serve per entrare. Adesso qui sto togliendo le finestre perché nella cucina e nel bagno non servono così tante finestre. L'importante è che ci sia una bella vista per le persone che mangiano qui fuori. E adesso, ah sì, qui stavo aggiungendo queste finestre, non so neanche come chiamarle, sembrano più delle persiane in realtà. E ora il via con i tavoli. Spero di aver utilizzato bene lo spazio. Ho deciso di utilizzare questi tavoli, che sono dell'espansione dell'isola, però di utilizzarli sia rosa che
azzurri per cambiare un po', proprio per i colori, perché ho voglia di mettere cose colorate. E la disposizione dei tavoli è questa qui, non so se ho utilizzato bene appunto lo spazio. Qui metto una piccola panchina, non chiedetemi perché, ma volevo metterla. E qui metto la postazione del cameriere, che è proprio un oggetto obbligatorio per creare un ristorante, serve per forza metterne almeno una, e quindi appunto l'ho messa lì di colore arancione. Per le sedie invece utilizzo quelle dell'espansione, mi sembra del diventare famosi, sì, delle stelle, non mi ricordo, vabbè, quell'espansione lì, e utilizzo le sedie verdi per i tavoli rosa e le sedie gialle per i tavoli azzurri. Così, sempre per essere super colorata, e in quell'angolino lì ho messo delle piante per decorare un po' la zona, però dopo vedrete che mi viene un lampo di genio e vedrete che cosa metterò per decorare ancora meglio questa zona dei tavoli. Adesso passo alla cucina e utilizzo la stessa... vedete, adesso metto per terra, nel pavimento metto le piastrelle, mentre per i muri utilizzo comunque sempre la stessa tipologia di muro, ma di un colore un pochino più scuro rispetto all'ingresso del ristorante. E adesso, anche se non è necessaria, sto facendo anche una parte di cucina con i banconi. In realtà basterebbe solo la postazione da chef, però a me piace rendere comunque realistica la cosa, quindi metto anche il frigorifero e il lavandino. E poi ho cambiato idea e ho deciso di fare banconi non più grigi, neri, ma arancioni, sempre per il discorso dei colori. E poi aggiungo un po' di decorazioni inutili per il gioco, però carine per l'estetica. Infatti ho messo anche, vedete, tutte quelle cose sul balcone, il bancone, lo scottex, i cucchiai per cucinare e così via. Qui all'entrata invece metto questa pianta sempre dell'espansione e qui fuori invece mi piaceva mettere queste due piantine, questi due cespuglietti di fiori. Un'altra cosa importante da mettere per il ristorante è questa postazione del direttore di sala, dove smista i sim nei vari tavoli, quindi anche quella obbligatoria. E qui, siccome non sapevo che cosa fare, ho messo anche due tavoli al chiuso, sperando che i sim principalmente si siedano all'aperto. Però altrimenti era troppo vuoto, non potevo mettere troppi divani e panche, perché alla fine si tratta di un ristorante. Infatti la postazione, diciamo, per attendere, ho messo quel divano lì, che mi piace tantissimo, giallo, ed è l'unica postazione, diciamo, di attesa. E adesso qui stavo scegliendo invece i tappeti, e alla fine vado ad utilizzare quelli dell'espansione del bucato, perché mi piacciono veramente tanto, uno sopra l'altro messi così. E secondo me mi piacciono, cioè in realtà stavo pensando a questa cosa, che li abbiamo anche nella casa di Marea, però faremo finta che non siano gli stessi. E adesso su ogni tavolo metto queste candele, che sono sempre dell'espansione dell'isola, perché la sera mi piace che poi ci sia appunto la candela che illumina ogni tavolo. E anche qui cambio il colore, per i tavoli rosa metto i fiori gialli e per i tavoli azzurri metto i fiori rosa. Sempre tutte queste cose qua. Adesso sto cercando di sistemare bene la candela su questi tavoli, però non lo faccio per tutti perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Comunque sono centrate su ogni tavolo, non vi preoccupate. E adesso passiamo al bagno. Io di solito faccio sempre 300.000 bagni, tipo divisione tra uomini e donne, e per ognuno metto 300.000 water e cose del genere. E invece per questo ristorante mi sono un po' trattenuta e ho fatto solo un bagno, perché alla fine i sim piuttosto fanno la fila, non è che ce ne sono 200 sim contemporaneamente che vogliono andare in bagno. Quindi ho fatto la stanza divisa per il water e qui ho messo due postazioni per lavarsi le mani con due specchi, ovviamente, e ho utilizzato gli stessi banconi della cucina, così per riprendere un po' lo stesso colore. E poi mi piace molto perché in The Sims c'è il distributore di salviette e anche il distributore del sapone, quindi molto realistico, mi piace un sacco, adesso lo stavo cercando nel menu. In ogni caso molto bello perché si può fare questa cosa. E adesso invece stavo cercando le ultime decorazioni nella sezione debug, ovvero praticamente questi pesci dovete in realtà pescarli, però se andate a cercarli nel menu debug potete averli comunque anche se non li avete pescati. E mi piaceva il fatto, visto che questo ristorante avrà un menu solo di pesce, perché ovviamente ci troviamo al mare,
Allora ho pensato di appendere tutti questi pesci come se appunto i proprietari fossero dei pescatori o comunque molto appassionati di pesca. E, ah sì, adesso aggiungo l'ultima postazione un po' per attendere, che è questa sediolina lilla con il tavolino e sopra della frutta. Mi sono immaginata un po' per attendere il ristorante offre della frutta tropicale, magari lo facessero tutti. E adesso sto un po' controllando l'illuminazione serale ed è qui che mi viene l'ideona bellissima. Adesso pian piano scoprirete perché la sto cercando nel menu, intanto sto mettendo le varie lucine per illuminare la sera e tutto il resto. Anche qui io sono molto fissata, deve essere tutto ben illuminato. Infatti vedete sto andando per tutti i lati del ristorante. E poi per la parte appunto dei tavoli, oltre a queste due luminarie che metto sempre. Ah, eccola, ecco la recensione arancione che vi dicevo. Ma per la parte dei tavoli, alla fine, metterò queste luci bellissime. Ero indecisa su quali mettere, se queste, che sono più lucine, oppure le lanterne. Alla fine ho deciso di mettere le lanterne perché erano più colorate. E tra l'altro anche la lunghezza era più giusta per la grandezza della stanza, diciamo. E quindi appunto metto queste lanternine che sono dell'espansione delle stagioni e sono super colorate. Ovviamente potete scegliere i colori, io ho scelto questi qua, vedete adesso vado un po' a cercarli, ma alla fine mi piacciono tutti i colori. E la sera è bellissimo perché illuminano davvero e quindi mi sono innamorata di sta cosa e secondo me fa anche molto ristorante sul mare. E come sempre ora sto andando un po' ad abbellire anche la parte di natura, cespugli, alberi. È una cosa che ormai faccio sempre perché rende comunque il tutto molto più realistico e coeso con il resto dell'ambiente. Adesso pian piano appunto posiziono le varie palme, poi questi cespugli sempre dell'espansione nuova che mi piacciono tantissimo, sono molto realistici e per il resto più o meno lascio così, cioè non esagero molto con la vegetazione perché comunque siamo praticamente sull'acqua e quindi non è che crescono cespugli e piante fino proprio alla fine di tutto, però comunque mi piace mettere due tre cosine, lo faccio sempre, lo sapete. E adesso pian piano stiamo anche arrivando alla fine della, non so come chiamarlo, della ristrutturazione, anche se inizialmente questa era una casa, non era neanche un ristorante. Ah, una cosa bella che ho fatto è aggiungere anche queste decorazioni che vengono dall'espansione dei cani e gatti. Però sono belle perché sono a tema porto, infatti nell'espansione dei cani e dei gatti c'è una città sul mare e metto anche davanti questa insegna col menù e sopra il granchio, visto che appunto il ristorante comunque è a tema pesce, si mangia solo pesce praticamente. Ho messo solo due o tre piatti vegetariani perché ho pensato ci sono sempre persone, anzi sim, che non mangiano carne e pesce. E appunto adesso pian piano stiamo arrivando alla fine, vi lascerò anche la foto del prima e del dopo e spero davvero tantissimo che anche questo speed build vi sia piaciuto, io mi sono divertita un sacco, vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!